Gli anni dello Zarathustra e soprattutto quelli successivi furono un periodo di pena senza eguale. Si paga caro a essere immortali. Ne moriamo diverse volte durante la vita. C'è qualcosa che io chiamo la rancune della grandezza. Ogni cosa grande, un'opera, un'azione, una volta compiuta, si rivolta immediatamente contro colui che l'ha fatta. E questi ora è debole, appunto a causa di ciò che ha fatto. Non regge più alla sua azione, non riesce più a guardarla in faccia. Avere dietro di sé qualcosa che mai nessuno ha potuto volere, qualcosa in cui si stringe il nodo del destino dell'umanità, e ormai averlo addosso può quasi schiacciare. La rancune della grandezza. Poi c'è il silenzio terrificante che si sente intorno a sé. La solitudine ha sette pelli, non passa più nulla. Si avvicinano uomini, si salutano amici. Nuovo deserto, nessuno sguardo saluta più. Nel caso migliore, una specie di rivolta. Ho potuto osservare questa rivolta in misure molto diverse. In quasi tutti coloro che mi erano vicini. Sembra che nulla offenda più nel profondo che il far notare d'un tratto una distanza. Le nature nobili, che non sanno vivere senza onorare, sono rare.